E buonasera, come promesso, vi racconterò delle storie. Queste storie qua provengono da un mio libro che ancora comunque non è stato pubblicato, Storie vere e divertenti di animali intelligenti. Vedremo se qualcuno lo pubblicherà mai. Comunque, la prima che vi voglio leggere si intitola Halloween. E queste storie comunque sono accadute veramente, non sono inventate più di tanto. Il buio circondava la vecchia casa di legno, che con i suoi sinistri scricchiolii dimostrava tutti gli anni che aveva sulle proprie spalle. Era infatti un'antica casa coloniale, a due piani, con una graziosa quanto buia mansarda. Due lampioncini rischiaravano con timore reverenziale il vialetto di accesso e proiettavano ombre lunghe e sinistre sui grandi alberi che delimitavano il giardino, ormai privo quasi del tutto di erba. L'atmosfera lugubre, adattissima alla notte di ogni santi, era completata da alcuni pipistrelli che volteggiavano nel cielo nero di nubi, pronte a far piovere migliaia di ettolitri di acqua su di un paesaggio reso ancora più spettrale da una luna piena e rossiccia. Rosa, un'adolescente in visita agli zii americani, nel lettino solitario della mansarda tutta di legno, aveva proprio voglia di trovarsi altrove. Restare sola in una stanza buia ed in una casa sconosciuta non era mai stata la sua massima aspirazione. E poi ancora tremava dallo spavento dovuto alla visione di un film dell'orrore che una rete televisiva nazionale aveva pensato giustamente di mandare in onda per la serata di Halloween. Era difficile prendere sonno. Rosa si rivoltava disperatamente in quel letto e guardava muoversi le tendine dell'unica finestra scorrevole che a causa della poca lubrificazione e di un po' di usura era rimasta aperta per qualche millimetro ed il vento approfittava di quella piccola fessura per emettere sibili sinistri. Il vento la costringeva a coprirsi fin sulla faccia con la pesante coperta trapuntata. Il tepore aveva avuto su di lei però un effetto rilassante. Si era appena tranquillizzata ed era in procinto di dormire quando sentì qualcosa di pesante e morbido saltare sui suoi piedi. Un brivido raggelò il suo corpo, impedendole di muoversi per qualche secondo. Un animale risaliva il letto con le sue zampe e si avvicinava al volto di Rosa con passo felpato. Tremante la ragazza trovò il coraggio di guardare al di sopra della coperta e vide due occhi gialli e cattivi che la fissavano spiccando su una enorme testa rotonda e pelosa, a pochissimi centimetri dal suo naso. Al buio non riconobbe l'animale, non aveva mai visto nulla del genere di così orribile. D'istinto afferrò la coperta, la mosse velocemente e con forza verso sinistra, proiettando in aria il mostro che disperatamente mise un orribile miau. A quel punto, trovato fortunosamente l'interruttore della luce, Rosa capì che forse la sua paura era stata ingiustificata. Aveva scacciato, proiettandolo in aria ma senza conseguenze per l'animale, Tiger, il grande e bellissimo gatto siamese della zia, che era abituato a dormire proprio sul letto, ora occupato dalla ragazza. Da quel momento, l'affettuoso felino non si avvicinò più alla pericolosa parente, anzi, appena la vedeva, sia pure da lontano, correva a nascondersi. Questa è la prima delle mie storie. Spero vi sia piaciuta. Arrivederci. Buonanotte in questo caso, visto che più o meno è mezzanotte.